Buongiorno a tutti, bentornati sul mio canale, sono Orso. Oggi un video molto veloce, è una prima parte del video sul mio semenzaio, su cosa ho seminato, come ho seminato e perché ho fatto alcune scelte invece che altre. Ve ne parlo dopo la sigla. Eccoci qua, bentornati. Non siamo nel semenzaio classico, quello riscaldato col cavo in silicone degli anni scorsi. Quest'anno, così come una parte dell'anno scorso in realtà, ho seminato in casa. Ho una stanza vuota e quindi avevo già provato l'anno scorso ed era venuto abbastanza bene. Quest'anno ho preferito iniziare le prime semine qui in appartamento. Ecco, se vi posso dare qualche consiglio, tutti abbiamo iniziato così. Va bene, però il problema è che si pone soltanto poi nella mancanza di luce, quindi le piantine crescono velocemente e poi filano, nel senso che diventano alte, lo stelo è molto sottile, si piegano su se stesse e le buttiamo via. Manca la luce. Allora, per ovviare a questo problema, mi sono munito di due lampade. Questa già la conoscete nel video scorso, questa è accesa praticamente 12 ore al giorno e questa è la New Entry che ho acquistato da poco. È una lampada LED che ha lo spettro sia rosso che blu. È un 6 watt, se non erro, consuma davvero poco. E questa la tengo su questa parte qui. Non mi basta, ne ho ordinate altre tre, dovrebbero arrivare entro una decina di giorni. E adibirò un'altra parte della stanza, vi farò vedere nel prossimo video, su un altro semenzaio. Queste sono le potature del mio pero. Ho messo la polvere radicante, infatti, se vedete, si vede ancora parte della polverina. Ecco qui. E voglio provare a vedere se riesco a salvare qualche rametto, se riesco a farlo germogliare, riesco a farlo attecchire, perché così potrei avere una pianta identica alla pianta madre. Non credo di riuscirci, l'anno scorso ho fallito miseramente, ma io ci ho riprovato di nuovo, tanto erano potature che dovevo buttare via. Ho bucherellato il sacchetto, dentro c'è la sua atmosfera controllata, ogni tanto controllo che il terreno rimanga umido, è un lavoro molto lungo se riesce. Qui c'è una parte dei miei semi, sia autoprodotti, eccoli qua, i peperoncini. Questi sono i peperoni, quelli lucani, quelli che ho salvato dall'anno scorso dalla pianta che mi ha dato mia madre. I vari Rio Grande, per i pomodori è ancora presto, ma tra un po' ve ne parlo. E poi sono i vari semi acquistati. Qualcosa ho dallo scambio semi, che ringrazio sempre chi me li manda. Qualcosa ho acquistato, molti sono F1, ad esempio questi qua acquistati sono F1, gli altri no. Vediamo ora una rapida carrellata di quello che ho seminato fino adesso. Qui ho i carciofi, sui carciofi due parole, è una stessa bustina, sto facendo un esperimento, i semi che ho messo in queste due vaschette li ho bagnati con la camomilla, questi con l'acqua, quindi farò un video a parte per vedere un po' il risultato, se la camomilla davvero funziona o meno. Dai primi risultati vi anticipo che secondo me non funziona, ma tra un po' ci arriviamo. Qua ho messo tutto il Solanum. Solanum sto facendo un video a parte. Sono semi molto duri da far germinare. Alcuni li ho fatti germinare nello Scottex, altri invece li ho messi direttamente a dimora dopo che li ho messi a bagno per 24 ore in camomilla. Speriamo che attecchiscano perché non vedo grossi risultati, ma sono veramente molto coriacei. Qui ho fatto anche le fragole. Questa parte qua sono le fragole rampicanti. Come ho detto in altri video, ho difficoltà a trovare i semi delle fragole. Quindi li ho acquistati online, sono della Hortus, sono un'ottima azienda e anche queste sto aspettando che attecchiscano perché non vedo l'ora di vedere le piantine. L'anno scorso l'avevo fatta, se vi ricordate, era un po' più avanti con i mesi, era più caldo e avevano attecchito in tempi veramente molto brevi. Qui ho l'angolo dei peperoni, questo è un angolo veramente lungo, sarà i peperoni sono lunghissimi da far attecchire, ci vogliono 20-25 gradi per la temperatura di germinazione. Se vi interessa la tabella con la temperatura di germinazione e la profondità di semina dei semini, vi lascio poi in descrizione un articolo che avevo fatto qualche tempo fa, dove ho racchiuso in una tabella gli ortaggi principali su come si seminano. Oh, qua abbiamo la New Entry. Questi li ho messi sono i semi dell'insalata iceberg e qui ho fatto l'esperimento, come vi dicevo, anche con acqua da una parte e camomilla dall'altra. Hanno germinato tutte, me ne sono accorto 10 minuti fa. Sono contento perché era un deserto prima, adesso riesco a vedere qualche germoglio, sono veramente felice. Ad esempio qui, ecco, li ho messi giù il 5 di febbraio, oggi è il 9 se non vado errato, in 4 giorni hanno germinato, questi con acqua, mentre quelli con camomilla, eccoli qua, più o meno ci siamo, vedete anche qua i germogli stanno venendo fuori e dove non ci sono li aiuto io, eccoli lì, eccolo qui. Quindi, come vi dicevo, almeno per quanto riguarda l'insalata, metterli in acqua o metterli in camomilla, il risultato è praticamente identico. Vediamo questo. Queste con acqua,
però questo ne parlerò in un altro video. Acqua, queste camomille addirittura sono un pelo indietro, dobbiamo capire il perché. Qui ho ancora qualche peperone, friggitelli e peperoncini calabresi. Per adesso mi sono fermato qua. Ho da seminare ancora il mondo, ho ancora da seminare lattughe, ne farò un po' di più quest'anno perché devo metterlo per le galline oltre che per me. Il basilico da aprile in poi, io in realtà quando sarà fine mese, fine febbraio, lo metterò giù. Questo l'avevo utilizzato moltissimo, il basilico, intervallandolo con le piante dei pomodori. È una consociazione vincente, e loro godono dell'ombra del pomodoro e contemporaneamente l'essenza del basilico contrasta alcuni parassiti del pomodoro, quindi vanno veramente d'accordo. Io non ho fatto tantissimo di questo l'anno scorso e quest'anno vorrei rifare il pesto. Questa sono una parte di quelli che ho già seminato, questa è quella che ho seminato, questa nella cicoria ci devo ancora arrivare da febbraio ad agosto, quindi questa qui aspetto un attimino, la metterò tra un po', se no mi riempio di insalata ed è presto per metterla nell'orto. E peperone, volevo dirvi due parole sui tempi di germinazione. Ad esempio il pomodoro, se voi comprate la bustina del pomodoro vi viene fuori che la potete mettere nel semenzaio da gennaio a marzo. Se voi la mettete a gennaio dovete sapere che dal momento in cui mettete il seme al momento in cui c'è pronta la piantina per il trapianto a terra passano circa 45 giorni se va tutto bene. Quindi se voi la mettete il primo di gennaio, 45 giorni, voi arrivate a fine febbraio, praticamente avete le piantine pronte, ma è ancora presto, almeno per quanto riguarda qui, io abito nelle Marche. Io metto i pomodori a dimora nel terreno a fine maggio, l'anno scorso addirittura maggio ha fatto freddo, quindi a fine maggio. Questo è un conto che va fatto, da fine maggio io vado a ritroso di 45 giorni, facciamo 60 perché mi tengo un timino largo, quindi maggio, aprile, quando è fine a metà marzo li metto giù. Questi li metto in semenzaio praticamente dall'inizio di marzo, metà marzo. Questo è un conto, come vi dicevo, importante da fare, perché non si arriva poi ad avere piantine stressate, stanche, non si ha il terreno pronto. Le piantine sono belle, ma non siamo pronti noi. Io sono il primo che ha fretta di seminare tutto, sono il primo che non vede l'ora di mettere giù pomodori, peperoni e quant'altro, però poi se ci si pensa bene bisogna fare attenzione ai tempi. Domani mattina ci spostiamo nel semenzaio che ho all'interno della serra, quella autocostruita, e poi finisco il video e vi faccio vedere quello che ho fatto lì. Ecco, prima di spostarci di là, nell'altro semenzaio, quello in serra, volevo solo farvi due parole sulla irrigazione, come faccio io, poi per carità ognuno ha il suo metodo. Quando le zone di terra cominciano a essere un po' troppo asciutte, lo vedete anche dal colore, quelle più chiare sono quelle che tendono a seccarsi prima, queste qua ad esempio. Se sono troppo asciutte gli metto solo qualche goccia d'acqua, ecco, ma veramente poca, e poi dopo con lo spruzzino finisco l'opera. Due parole solo sull'acqua: se avete la fortuna di avere l'acqua a osmosi inversa, io ho il depuratore, uso quella, la faccio soltanto riscaldare un attimo a temperatura ambiente un paio d'ore e la posso utilizzare tranquillamente. Se non avete invece quella, avete l'acqua del rubinetto normale, conviene che la mettete nel recipiente la sera prima, raggiunge la temperatura ambiente, che non fa male alle nostre piantine. Poi giornalmente, lì dove c'è bisogno, do giusto una spruzzata per tenere umidi gli alveoli. Siamo dentro il semenzaio, qui vi faccio vedere quello che mi è riuscito e quello che mi è riuscito meno. Avevo messo a novembre della bietola Coste, l'ho messa a spaglio, è venuta su bellissima, molto fitta ovviamente. Quella parte lì che vedete l'ho diradata e l'ho messa in quest'altro vaso. Hanno attecchito praticamente tutti, questa operazione l'ho fatta la settimana scorsa, adesso attendo ancora qualche giorno, dopodiché diraderò qua dentro. Questa era l'insalata che avevo messo a novembre, avevo già comprato i ceppi, non l'ho seminata io questa. Ha sofferto un po' col freddo di dicembre, in gennaio ha fatto così come tempo e ha cominciato a riprendersi. In questa parte qui invece ho seminato direttamente la bietola da Coste. E l'ho fatto anche questo la settimana scorsa, quindi ancora ci vuole un po'. Tenete conto che la serra non è riscaldata e quindi le temperature sono più basse, ci vuole più tempo affinché i semi germinino. Questo è il semenzaio, quello riscaldato, che devo terminare. Qua abbiamo qualcosa ancora in vaso, devo eliminare perché molte non hanno attecchito, queste invece le mangio oggi pomeriggio. Queste, come vi avevo fatto vedere se mi seguite su Instagram, guardate che belle che sono diventate, sono erbette da taglio, anche queste
mi hanno dato molta soddisfazione. Sono state ferme tutto dicembre, a gennaio hanno cominciato a prendere il via. E queste anche avevo comprato le piantine, non le ho seminate. Ecco, uno degli errori che ho fatto è stato questo. Qui avevo seminato lo spinacio Matador e lì avevo seminato le carote. Parliamo di novembre. Probabilmente ho anticipato troppo i tempi e come spinaci non abbiamo un granché, quindi qua raserò tutto e ricomincerò da zero. Idem per le carote, ho anticipato troppo i tempi, probabilmente ho sbagliato qualcosa e dovrò riseminare da capo. Ah, ecco, vi volevo solo far vedere una cosa, le erbette da taglio, quella che vi ho fatto vedere prima, su questo vaso, le avevo tagliate a 3 cm dal terreno e stanno rigettando, guardate qui. Guardate questa fogliolina nuova, quindi è una prassi corretta, è un metodo corretto. Anche questo ciuffetto di insalata l'avevo tagliata a 3 cm dal terreno e ha rigettato, quindi un paio di volte ci si può mangiare con questo. Chiudo il video parlandovi soltanto del terriccio. Vi consiglio sempre di acquistare qualcosa di buono, almeno per la semina. Questi sono 70 litri, substrato di coltivazione, l'ho pagato caro. L'ho pagato 10 euro, ma li vale tutti. In altri posti li trovate intorno agli 8 euro. Conviene spendere qualche soldo in più perché sennò si rischia di buttare via 2 mesi di lavoro, è un peccato. Vi faccio solo vedere com'è il terriccio all'interno. È un buon terriccio, è molto leggero, molto soffice. Ecco, magari evitate i centri commerciali in questa prima fase di germinazione e poi magari vi buttate su altri prodotti. Bene, su queste immagini termino questo primo video e la prima parte. Cioè, non vi ho fatto vedere molto perché in realtà siamo a metà febbraio e ho iniziato a seminare all'inizio di febbraio, non ho molto da farvi vedere, quindi mi riprometto di aggiornare questo video, di farne un altro più avanti, magari quando avrò le piantine un pochino più formate, e spero che questo video vi possa essere utile per cominciare anche voi a fare il vostro semenzaio in casa e avere la massima soddisfazione nel realizzarvi da soli le vostre piantine. Se vi è piaciuto il video, volete condividerlo, ve ne sono grato. Se volete iscrivervi al canale, vi ringrazio. Grazie per essere stati con me anche oggi. Ci vediamo giovedì prossimo.